Allora, diciamo che la SPAL gli manca poco per raggiungere il suo obiettivo. Per noi come per loro è importante perché comunque dobbiamo, soprattutto noi, riprenderci da una situazione che ultimamente non è stata delle migliori, quindi la partita, diciamo, è importante alla stessa maniera per tutte e due le squadre. Ma diciamo in pochi giorni non è che ci possono essere tante novità, sicuramente mi aspetto da parte della squadra, almeno sotto l'approccio iniziale della gara, la cattiveria agonistica, mi aspetto tanto su questo sì, sul discorso tattico di gioco, in pochi giorni è difficile riuscire a dare un cambio repentino. E quando si arriva comunque la squadra fa pochi risultati, chi gioca a calcio, chi ha giocato lo sa, un pochettino cala a livello mentale. C'è stato anche un po' dopo la partita con la Pistoiese, la contestazione, questa è che diciamo ci sta perché si vince, ti fanno gli applausi, si perde, è giusto che ti prendi la contestazione, però in squadra ci sono tanti ragazzi che magari l'hanno subita di più, quindi in questo momento ho lavorato più sulla testa che magari sul discorso tattico. Penso di sì, se entra in campo con la testa giusta, ha delle grandi qualità per la categoria, quindi mi auguro che già domani, comunque lui ha fatto anche un campionato buono, anche prima di me, mi auguro che domani confermi quello di buono che ha fatto fino ad oggi. Sul discorso Zeman c'è tanto lavoro dietro su certi meccanismi. In questo momento sì, gli chiedo molto, gli posso chiedere di più, però giustamente ho lavorato poco per dargli alcuni concetti che possono essere più positivi per loro.